Benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, piccola premessa perché mi vedete un po' bella conciata. Sono in realtà in pigiama con la felpa perché purtroppo oggi piove e fa veramente freddo. Tutta spettinata con questi capelli di cui dopo dovremo anche parlare, però tutta bella truccata con tanto di ciglia finte. Questo perché sto facendo delle prove per una cosa di cui poi vi parlerò insomma a tempo debito e quindi ho fatto insomma queste prove su di me, mi sono agghindata un pochettino e già che ero truccato ho detto ma sì dai giriamo anche un video visto che ne ho un pochettino in arretrato da girare e quindi insomma ne ho approfittato, però mi vedete insomma un po' così. Sono in casa, fa veramente veramente freddo, l'estate ci ha abbandonato purtroppo e vabbè insomma ce ne faremo una ragione. Per quanto riguarda i capelli, purtroppo il video sui capelli grigi non sono ancora riuscita a girarvelo, era tra quelli purtroppo andati persi, quindi è tutto da rifare. Nel frattempo sto facendo un po' di esperimenti. Questo non doveva essere il colore, che vedete, ma in realtà ho fatto un colore della L'Oreal, quelli che vanno via in pochi shampoo, come si chiamano, washout, una roba del genere. Purtroppo ho buttato la confezione, se no ve l'avrei fatto vedere, ma l'ho buttata proprio la stessa sera che ho fatto il colore, anche perché insomma era tutta sporca così, non pensando che venisse sta schifezza, se no sicuramente l'avrei tenuta per mostrarvela bene, e parlarvene. Nel video apposito poi vi metterò la foto, comunque in breve era un lilla, doveva venire un viola lilla, è venuto verde azzurro, verde acqua, cioè non so se riuscite a notare che cacchio di colore di sia, non so proprio come ha fatto venire questo colore con il viola. Bah, vabbè, comunque in questo video parliamo di no, non è vero, stavo dicendo parliamo di prodotti finiti, ma perché in realtà ho in programma di girare anche quello, ma prima video haul, così poi mi sbarazzo delle cose che ho ancora nel sacchetto, metto via e insomma faccio un po' di ordine ogni tanto, sai com'è. Allora, video haul, l'ennesimo video haul fatto al DM, ho la fortuna di avere un DM abbastanza vicino, per cui ogni tanto ci vado a fare qualche spesa e faccio scorta di tutto quello che voglio, mi piace, mi sa. Cioè io in realtà comprerei tutto, cerco di trattenermi, sono andata per comprare principalmente detersivi e cose per la casa, però mi sono portata a casa il mondo, come sempre, ne ho approfittato perché c'era una promozione del 20% su tutti i prodotti capelli. E per cui vedrete tantissimi prodotti per capelli, in primis, ecco, e poi qualche altra cosina nuova. Cerco di comprare sempre cose nuove, quasi mai ricompro le stesse cose, tranne, vi dico, insomma, quando capita vi dico. Allora, tiro fuori a caso. Io ovviamente ho speso un po', ma ho preso anche detersivi vari per la casa, Scottex, carta igienica, fazzoletti, detersivi dei piatti, insomma un bel po' di cose che non vi mostro perché quelle diciamo sono poco interessanti. Vi mostro principalmente le cose capelli beauty che ho preso, ecco, che sono quelle che poi non ho ancora messo via, mentre detersivi e quant'altro li ho già imbarcati. Allora, prima cosa, ho trovato una nuova colorazione per capelli, si chiama Color Nick, sempre della, diciamo, della Balea, marca Balea, quindi marchiata DM, sono queste confezioni qui, l'ho trovata grigia, ce n'erano solo due e per cui me le sono accaparrate entrambe, ve le mostro entrambe se non ci credete, eccole qui, c'erano proprio solo queste due di questo colore e per cui le ho prese entrambe anche perché non so quant'è la quantità e visto che per esempio di questo la quantità non mi era bastata assolutamente per i miei capelli ho detto magari mi serve averne due e poi perché se dovesse piacermi, siccome sono sempre alla ricerca di qualcosa che riesca a tenere il più possibile sui miei capelli l'effetto che voglio, ho detto proviamo ad acquistarli. Il prezzo è modico perché venivano intorno ai 4-5 euro e per cui ho detto ma sì, calcolate che lo shampoo antigiallo, quello insomma, che uso abitualmente, il migliore per me fino a questo momento della L'Oreal, si trova intorno agli 11-15 euro, quindi comunque
se queste, che sono colorazioni permanenti, dovessero durare effettivamente un bel po', permanenti non lo saranno mai, però comunque sono indicate come colorazioni permanenti, se dovessero funzionare, dovessero fare un bel colore, un bell'effetto, potrebbero essere un'ottima soluzione. E quindi insomma le ho acquistate entrambe, non le ho ancora fatte, quindi non vi so dire assolutamente nulla. Sono però non quei classici colorini già pronti da mettere su, ma all'interno della confezione, vedete, ci sono, c'è proprio da fare tutta la miscela, i guanti, quant'altro, c'è il colore, c'è il coso, sì, insomma, il coso col beccuccio per applicare, quindi come una propria tinta, insomma, un po' come quelle che fa mia mamma, che magari facevo anche io qualche volta su altri toni, decisamente. L'ho trovata grigia, devo dire che sono molto soddisfatta di questo acquisto. Certo, devo provarlo, però già il fatto di averlo trovato è una cosa difficile, ecco, anche perché per esempio sempre della L'Oreal che c'era grigia, in realtà io non la trovo più da nessuna parte, quindi credo che sia stata un'edizione limitata e non si riesca più a trovare, non sia più reperibile, insomma, nei negozi. Quindi quando ho visto questa ho detto mia. Poi ho preso di nuovo lo shampoo secco, è stata una scoperta per me lo shampoo secco acquistato al DM, non avevo mai provato shampoo secco ma mi ispiravano perché comunque trovo che sia un prodotto comodo quando veramente abbiamo un'urgenza, magari che ne so, usciamo dal lavoro, ha piovuto piuttosto che abbiamo sudato, non abbiamo i capelli perfetti, alla sera stessa abbiamo qualcosa, dobbiamo uscire e non abbiamo tempo di lavarci i capelli, sicuramente questo ci semplifica non poco la vita. Io l'ho trovato veramente efficace, quello che ho utilizzato insomma in passato, sempre acquistato appunto al DM. Aveva una profumazione in packaging diverso, era una versione estiva, buonissimo come profumo. Ho voluto provare a cambiare, giusto per, insomma, per cambiare, però già certa della qualità che mi era piaciuta. Effettivamente la qualità è la medesima, l'ho già utilizzato perché quell'altro nel frattempo mi è finito, quindi questo l'ho già utilizzato un paio di volte. Io mi ci trovo molto bene, non mi lascia i capelli la patina bianca e non me li lascia neanche secchi o con cose schifose, cioè me li lascia perfetti, belli, comodo da utilizzare, veloce, ottimo. Vi farò poi comunque la recensione apposita anche dell'altro. Questa è una profumazione floreale molto buona, come tutti i prodotti, devo dire, di Balea hanno profumazioni assurde, buonissime, sempre tutte buonissime, idem con patate, insomma, questa qui di questo shampoo secco, già utilizzato, già promosso, insomma, niente da dire, ce ne sono di diversi tipi, comunque credo che siano bene o male tutti uguali e io mi ci sono trovata molto bene e quindi continuo a riacquistarli. Poi ho riacquistato di nuovo, proprio perché mi servivano, perché avevo terminato quasi tutto quello che utilizzo di solito sui capelli come antigiallo e quindi l'ho riacquistati, shampoo e balsamo di questa linea, sempre di Balea, antigiallo. Devo dire che questi non sono il top, nel senso che li avevo già acquistati, il shampoo l'ho già finito, il balsamo ne ho ancora un pochettino. Io li utilizzavo non tanto proprio come shampoo e balsamo, ma in realtà in simbiosi, quindi uniti, unendo un po' di shampoo e un po' di balsamo come impacco pre-shampoo antigiallo, nel senso come una sorta di maschera colorante, proprio per andare a mantenere vivo l'effetto grigio-argento dei capelli. Sperimento spesso io questa cosa, però diciamo, a parte adesso che è uscito questo colore perché ho provato a fare proprio un altro colore che doveva essere un lilla, calcolate che doveva essere più o meno il colore come questa confezione, invece non c'entra niente, vabbè. Solitamente a parte questi piccoli esperimenti di colore, tendo a mantenere il mio grigio e per evitare che comunque esca il giallo che ci sta sotto, dato, insomma, dato dalla decolorazione. Utilizzo sempre praticamente ogni shampoo prodotti antigiallo, ma non facendo lo shampoo, ma proprio come impacco precedente, quindi lasciando in posa quando ho tempo, una mezz'oretta buona, lo shampoo. Principalmente cerco di utilizzare quello di L'Oreal, che è il migliore. Quello lo utilizzo soprattutto quando sono proprio gialli.
Quindi quando vedo che magari è un po' che non, come si dice, non lo tengo in posa tanto e quindi faccio delle cose più veloci, allora vado a utilizzare quello che è il migliore e tende proprio a colorare, quindi a creare questo effetto grigio-argento sui capelli. Negli altri momenti, quindi per non usare sempre quello che comunque è molto costoso e comunque non sempre mi necessita l'utilizzo di quello perché un pochettino tiene, lì lo alterno ad altri prodotti tra cui questi e faccio un po' insomma di mix e di esperimenti vari proprio per aiutarmi a mantenere il più possibile l'effetto freddo grigio ai capelli. Questo non sono il top perché ha una consistenza, soprattutto lo shampoo, più liquidina, anche se adesso mi sembra addirittura forse un po', forse l'hanno riformulato perché mi sembra un po' più spesso, speriamo, quindi che sia anche migliorato perché il packaging è leggermente diverso da quelli vecchi. Comunque più è pastoso e scuro e meno acquoso, trasparente lo shampoo e più efficace. Questo era un ni. Il prezzo però è bassissimo perché vengono intorno a 1,90 euro, 1,99 euro, sia uno che l'altro. Per cui come prodotto appunto di mantenimento è ottimo. In questo caso, avendo preso questo, avendo preso, dopo vi faccio vedere altri prodotti sempre antigiallo, questi qui li ho acquistati sicuramente per il basso prezzo, anche da tenere magari proprio in doccia. Da alternare allo shampoo classico, sempre come mantenimento antigiallo. Comunque costano poco e siccome io faccio fuori veramente praticamente ogni lavaggio molto prodotto, perché comunque vado a fare proprio degli impacchi, ne consumo parecchi e quindi l'ho voluto riacquistare lo stesso, anche se non è il migliore. Poi ho acquistato sempre per i capelli, erano in offerta quindi ho detto ma sì dai proviamo, questo shampoo di questa linea che in realtà io non ho mai utilizzato, l'ho vista sempre a DM ma non l'ho mai utilizzati e non la conosco bene, però mi ispirava, si chiama Intra, è uno shampoo biologico certificato Bioeco Cosmesi IAB, vegan ok, 98% di ingredienti naturali, 0% di SLES, PEG, parabeni, siliconi, oli minerali artificiali e coloranti. Insomma, mi ha ispirato e quindi ho voluto acquistarlo. E tra le varie linee ho scelto di prendere quello per capelli delicati, all'aloe vera e mela verde. Capelli delicati perché mi si spezzano parecchio, dato appunto anche la deco. Quindi tra le varie linee, avendo comunque già preso dei prodotti magari più specifici per i capelli danneggiati, per i capelli colorati, per i capelli che vanno ristrutturati, eccetera, eccetera, ho voluto provare a prendere questo qua per i capelli delicati, però ecco, mai provato, quindi vi saprò dire meglio poi, una volta che l'avrò utilizzato. Poi, della stessa linea, ho voluto provare anche la maschera, sempre perché c'era questa promozione sui capelli, se no non l'avrei presa perché in realtà sono piena di prodotti per i capelli, anche di maschere, insomma, ho fatto veramente scorta in questi ultimi mesi. E quindi non l'avrei presa, però insomma ne ho approfittato. Sempre appunto stessa marca Intra. Questa è una maschera, vabbè, sempre bio, protettiva colore, melograno e bacche di goji per capelli colorati e trattati. Quindi ho voluto prendere appunto non shampoo e maschera della stessa linea, ma due prodotti separati, anche perché quasi mai comunque li riesco ad abbinare per proprio questioni, lo shampoo mi finisce prima, piuttosto che magari ho aperto insomma, non riesco ad abbinarli. E poi non mi piace neanche l'idea di avere due prodotti che fanno la stessa cosa, perché i miei capelli hanno bisogno di tante cose. E quindi ho voluto provare a prendere questa. Capelli colorati trattati perché tra le maschere che ho già in casa ci sono appunto come vi dicevo già maschere ristrutturanti e quant'altro, quindi sono andata su qualcosa di diverso, lisciante piuttosto che adesso ho in uso quella di Omia all'aloe vera, devo dire che mi piace, ecco, però insomma ve ne parlerò poi.
Questa mi ispirava poi il melograno, è uno dei miei frutti preferiti, un ingrediente che mi piace molto, per cui ho detto, ma sì, dai, mi sono fatta un po' convincere anche da questa gola del melograno. Insomma, vabbè, comunque ci sta, cioè non è che è una cosa che non c'entra niente con me, che non mi serve, assolutamente mia presa. Questi prodotti non costano pochissimo, cioè nel senso più ovviamente dei prodotti balea. Poi dopo, se recupero lo scontrino, vi dico qualche prezzo. Poi ho riacquistato, e questa è la seconda volta appunto che l'acquisto, l'olio essenziale, oddio, in realtà non è un olio essenziale, ma più che altro un olio profumato per ambienti, per il diffusore. A me piace metterne qualche goccia qua e là sui cuscini piuttosto che magari nel cesto, non so, dei panni sporchi, piuttosto che qualche goccia diluito nel detersivo, piuttosto che, insomma, per profumare gli ambienti, comunque la casa. Quello alla lavanda l'avevo finito, giuro, è qua da qualche parte, ma è praticamente terminato. Dov'è? Ho quello all'arancia, eccolo qui, quello alla lavanda. È lo stesso, però siccome l'ultima volta che sono andata ad utilizzarlo non scendeva più niente, scendeva poche gocce, ho detto vado a riprenderlo. E ho preso anche, questo vabbè è ancora chiuso, ho preso anche quello al lemongrass, che poi è la citronella. Che vabbè, non vedete qui la confezione è vuota, ce l'ho di là in realtà in sala perché siccome nelle ultime settimane ci sono state ancora molte zanzare, l'ho utilizzato proprio appunto nel diffusore in salotto, proprio per le zanzare. Il profumo in realtà è molto buono, a me tutto ciò che è agrume mi piace come profumazione, quindi a me piace, al mio moroso meno, però gli ho detto ascolta, ci sono le zanzare, proviamo a utilizzare questo che se funziona comunque a me è una cosa che piace piuttosto che quei cosi, quelle rondelle sempre per le zanzare che puzzano e fanno fumo, se funziona comunque ci sta e anche la profumazione a me non dispiace. Vi devo dire che come efficacia contro le zanzare, nel senso che quando ce ne sono poche, effettivamente vedo che poi non mi pungono, ma se ci sono, ci sono. E ste bastarde ormai sono immuni a tutto, quindi anche con questo, cioè dovrei proprio starci lì appiccicata probabilmente. Vi dirò meglio magari l'estate prossima, perché adesso ormai andiamo sul finire, ecco, di questo periodo dove ce ne sono tante. Quindi non riesco a darvi un'idea ben precisa dell'effettiva efficacia di questo prodotto come antizanzare. Ne parleremo poi magari l'estate prossima, dove sicuramente andrò di nuovo ad utilizzarlo e voglio vedere come funziona. Poi, ho voluto prendere perché ho trovato in offerta, erano tipo gli ultimi pezzi, quindi erano super scontati, tipo a 99 centesimi o cose del genere, adesso non ricordo di preciso. Queste due creme, una ho completamente sbagliato, nel senso che pensavo era una roba, invece è tutt'altra. Allora, questa è una crema normale, diciamo, colorata, quindi una sorta di BB cream. Balea crema viso giorno idratante colorata con fattore di protezione solare 15, light beige, vabbè, 50 ml, una tonnellata di pelle chiara, bababababa, quindi è una sorta di BB cream. Io non amo particolarmente le BB cream, o meglio, ne amo solo una, nel senso che la mia esperienza con le BB cream è stata piuttosto deludente quasi sempre, e l'unica che amo, anzi quella la stramo e che riacquisto e riacquistato sempre più volte, è questa qui di Garnier per pelli miste. Questa è in assoluto il prodotto a livello di BB cream, ma in realtà anche proprio come base, anche forse lo preferisco ai fondotinta. Amo. Ho voluto azzardare, ho detto ma sì, dai, proviamo anche questa, che è appunto, se, cioè non tanto da utilizzare per andare al lavoro, per esempio, magari no, a me mi capita comunque di ogni tanto non mettere sempre il fondotinta e di sostituirlo appunto alla BB cream. Magari questa no, però da mettere quei giorni in cui non vado al lavoro, ma che voglio uscire di casa e non sembrare un mostro, ecco. Vi faccio vedere un pochettino com'è. E ve la faccio vedere appunto una crema
colorata, anche se devo dirvi, non colora chissà quanto, nel senso che qua sì, la vedete colorata, ma andandola a stendere ha proprio più la consistenza di una crema. E tra l'altro ha lo stesso identico odore alla crema, sempre di Balea, della linea quella per pelli miste che io ho sia di giorno, da giorno che da notte. Come vedete non colora praticamente nulla, è più una crema normale, idratante da giorno, secondo me. Quindi come crema colorata vi farò sapere una volta stesa sul viso com'è l'effetto. Però non mi sembra un granché colorante, ecco, proprio leggermente leggermente, quindi va bene per quelle persone tipo mia mamma, per esempio, che non si truccano mai, giusto per andare a uniformare un pochettino e per comunque avere la crema idratante e il fattore di protezione solare. Quindi diciamo che è un gesto pratico, veloce, un tutto in uno per chi ha poco tempo, per chi ha poche pretese. Per me non lo so, vedremo insomma, ero curiosa di provarla e vedremo. Poi, questa invece ho completamente sbagliato, nel senso che pensavo che fosse sempre una crema colorata, un effetto BB cream, ma un pochettino più luminosa, abbronzante, quindi mi immaginavo la medesima cosa, però di una tonalità più scura e con all'interno delle pearlescenze. Non so perché me la immaginavo così, in realtà questa è una semplice crema. Sempre viso, effetto abbronzante, ma l'effetto abbronzante che vedete scritto qui, in realtà è nel senso che è autoabbronzante, quindi con l'utilizzo va a darvi colore, perché quando l'ho aperta ho visto che praticamente in realtà era bianca, vedete? E una volta stesa rimane comunque bianca, insomma, sul viso. Sarà quindi con, credo, l'esposizione al sole e con appunto l'utilizzo prolungato che andrà a creare questo effetto abbronzatura, ma in realtà è come se fosse un autoabbronzante. Infatti dice Balea crema viso con leggero effetto abbronzante 50 ml, ideale per tonalità di pelle medio chiare. Applicare in modo uniforme sul viso ben deterso, non applicare sulle radici dei capelli e sulle sopracciglia, vabbè. Lavare le mani, lasciare assorbire bene. Avvertenze: per un risultato ottimale, usare il prodotto quotidianamente. Dopo 3 giorni si noterà una leggera abbronzatura. Il prodotto non funge da protezione solare. Ok, quindi in realtà io mi immaginavo una BB cream anche in questo caso, invece in questo caso è una sorta di autoabbronzante viso. Non ne ho mai provati perché mi hanno sempre fatto un po' paura, devo dirvi la verità, nel senso che l'idea di avere un qualcosa che mi va a colorare il viso, che magari però non ho steso in maniera uniforme e quindi di uscire a macchie, mi ha sempre un po' spaventato. Quindi vedremo un pochettino com'è l'effetto di questa. Vi dirò meglio quando l'avrò provata. Poi ho preso sempre per i capelli 2 prodottini di questa linea che non so neanche pronunciare, Langar Madken. Di cui avevo già preso un olio per capelli, sempre. Ho preso praticamente shampoo e maschera antigiallo. A parte, vabbè, i packaging che sono veramente deliziosi. Di questa linea, tra l'altro, c'erano diversi tipi di shampoo, di balsamo, anche mini size e maschere di diversa tipologia, tipo che ne so, ristrutturante piuttosto che non ricordo, ecco. Mi sono concentrata su quello antigiallo perché quando l'ho visto ho detto: ah, bene, ottimo, questo voglio perché mi interessava. E devo dirvi la verità: è una cosa che non faccio mai perché non mi piace, però in questo caso ho voluto farlo e quindi ho aperto la confezione e ho guardato com'era la consistenza dello shampoo antigiallo perché, come vi dicevo, quelli migliori sono quelli più densi. E allora ho guardato così, vedendolo così, adesso voi non capirete, però ve lo dico io perché comunque ne ho usati diversi, quindi nel tempo ho capito quale può essere più efficace. E guardandolo così mi sembrava molto più denso rispetto a questo che io avevo già provato, più simile, molto più simile all'Oreal, che viene la bellezza appunto, come vi dicevo, di 11 euro se lo trovate a prezzo basso, se no anche 15 euro. Quindi ho detto sì, assolutamente questo lo voglio. Shampoo per capelli biondo argento con olio di lavanda e profumo di peonia, 300 ml, effetto antigiallo.
Vabbè, vedremo poi quando lo proverò effettivamente com'è, però mi ispirava parecchio. Poi dopo vi dico i prezzi perché in realtà, anzi, cerchiamolo subito questo scontrino, eccolo qui. Vabbè, ho preso 3 miliardi di robe, anche in offerta lo Scottex piuttosto che... Balea, balea, balea. Quanto costava? LHM? Sì, questo. LHM l'ho già perso. Shampoo biondo 300 ml. Allora, era 4,95 meno il 20% di sconto. Quindi meno 1 euro quasi sono 3,95 euro. Quindi 4 euro, diciamo. Però se dovesse funzionare, se dovesse essere efficiente quanto quello L'Oreal, sicuramente è un ottimo prezzo. E idem, ho preso la maschera, mi ispirava. Non ho idea in realtà, se utilizzarla in combo come facevo con il balsamo, quindi come una sorta di balsamo o proprio come maschera. Adesso questo vedrò. Dice: ripara la struttura del capello, donando maggiore lucentezza al colore, effetto antigiallo. Quindi alla fine è anche ristrutturante, però in più antigiallo. Quindi ha questa doppia azione che speriamo. Il colore, come vedete, appunto è così. Il profumo è molto buono. Mi sembra bella densa, quindi non mi sembra una roba da niente, ecco, di quelle cose lì un po' insulse che non colorano nulla. Vedremo, vedremo, vedremo. La maschera pagata, anche questa 4,95 meno il 20%. Poi ho preso, vabbè, mi ispiravo, non so come mai, ero in vena, la spugnetta in make-up della marca Ebelin, che è quella dei dischetti anche, avevo già preso i dischetti. Sempre appunto targata DM, questa qui l'ho presa viola, c'era di diversi colori ed è praticamente simile alla Beauty Blender. Io ho la Beauty Blender, avevo, dov'è la Beauty Blender? Dovrebbe essere qua da queste parti, dove è finita? Ah sì, eccola qui. Mi sembrano, a vederle così, molto molto simili. Vedremo, insomma, proverò ad utilizzarla e vedremo. Non riesco neanche ad aprirla. Vabbè, spugnetta senza lattice, antibatterica per il make-up, ha una forma a uovo e permette di stendere il make-up in modo preciso. Vabbè, vegano. Vabbè, questa qui, insomma, pagata 2-3 euro. Non so perché l'ho presa. Non, boh, vi ripeto, alcune volte mi domando, ma perché? Vabbè. Poi, sempre per i capelli, ho preso questo prodotto che mi ha ispirato tanto. In realtà l'ho già provato, devo dire che mi piace. E praticamente che cos'è? Latte idratante per capelli al profumo di mango. Sì, il profumo l'ho scelto perché appunto c'era anche un altro tipo con un'altra profumazione, ma il mango, come sapete, mi piace e non voglio abbandonarlo con la fine dell'estate perché comunque la profumazione è veramente buonissima. Allora, per capelli secchi e rovinati, senza silicone, protegge dal calore del phon e rende i capelli facilmente pettinabili. Liscia la superficie capillare, dona lucentezza e contrasta la disidratazione. Effetto idratante anche sul cuoio capelluto. Dermatologicamente testato. Utilizzo, massaggiare sui capelli umidi dopo lo shampoo, non sciacquare. Quindi una sorta appunto di... io sono sempre alla ricerca di qualcosa da mettere dopo, che siano oli, che siano... prodotti invece più liquidi, che siano invece latte. Questa è la prima volta che vado su un prodotto un po' più tra virgolette denso, anche se in realtà appunto non è così denso e mi piace, nel senso che lascia un bell'effetto oltre che un buon profumo. Non l'ho usato tantissimo, l'avrò usato un paio di volte. Devo dire che in realtà l'ho utilizzato anche sul capello asciutto e mi è piaciuto l'effetto, nel senso che a me i primi uno un il primo giorno dopo lo shampoo sono morbidi, belli, so, ho fatto tutte le mie maschere, tutte le mie cose. Già il giorno dopo tendono a seccare. Quindi per comunque ridonare un po' di lucentezza e di morbidezza al capello, alle lunghezze soprattutto, così insomma rovinate, sono andata a stendere questo prodotto lasciandolo agire la notte.
E devo dire che non ha fatto un brutto lavoro, nel senso che non ha fatto i miracoli, però comunque il giorno dopo erano un po' più morbidi, un po' più setosi. Va provato ancora un pochettino, poi vi dirò meglio, però ottimo il profumo, buonissimo. Poi, sempre per i capelli, ho voluto prendere, vi ripeto, c'era la promozione, se no non avrei preso tutte queste cose, una cosa simile però in versione liquida, diciamo. Quindi il packaging è molto simile a quello di Alverde, lo spray che ho già utilizzato, che ho ancora in uso in realtà, che però non mi fa impazzire, ma ve ne parlerò in un secondo momento. Questo dice spray districante per capelli, quindi questo diciamo è un po' più ristrutturante, un po' sì districante, rende morbidi, più setosi. Questo magari anche proprio per la pettinabilità, visto che io faccio molta molta fatica a pettinarli. Uso spruzzare su capelli asciutti o bagnati, lasciare agire brevemente e pettinare. Non occorre risciacquare il prodotto. Ecco, io amo le cose che poi non vanno risciacquate, quindi sono tutte cose da utilizzare già fatto lo shampoo, quindi non qualcosa, cioè un conto è la maschera ed è una cosa che poi però si risciacqua, quindi la faccio o prima di fare lo shampoo o addirittura dentro nella vasca, nella doccia, mentre mi sto lavando, la lascio in posa. Questi invece sono quel genere di prodotti da utilizzare dopo, a capello appunto asciutto bagnato in questo caso, qua lo specifica, qua no, però io ho provato lo stesso. Questo non l'ho ancora utilizzato, quindi non vi so ben dire. È liquido perché la consistenza, vedete, è liquida, cioè vedete, no, non potete vedere, però è molto liquido, però è bianchiccio, come se ci fosse all'interno qualcosa di boh. Vabbè, i packaging sono sempre molto molto carini, sempre. L'odore, insomma, non lo so, non l'ho ancora utilizzato, non voglio neanche aprirlo. Vedremo. Poi ho voluto prendere questi patch per gli occhi. Questi sono stati un affare perché li ho pagati intorno ai 2-3 euro e all'interno ci sono 6 confezioni da 2, quindi per 6 utilizzi di queste bustine che hanno all'interno 2 patch. Ovviamente per tutti e due gli occhi. Questi sono antirughe con la vitamina Q10. Pagati poco, non sono di silicone, ma sono adesivi, sembrano un po' quelli dei cerottini nasali, per dirvi, cioè nel senso che sopra è stoffettina, e poi c'è la parte sotto appiccicosa, quindi voi le andate a appoggiare e ad appiccicare. Devo dire che sono fastidiosi, cioè a me non avevo mai fatti di nessun tipo. La sensazione sotto l'occhio è un po' fastidiosa, non mi piace molto, mi sento comunque che ho qualcosa lì e non mi fa impazzire. Li ho utilizzati una sola volta insieme al mio moroso, quindi era una giornata così un po' di coccole, quindi entrambi li siamo andati ad applicare. Lui è durato molto meno di me, qua dice di tenerli in posa 20 minuti. Sì, dov'è? Esatto, 20 minuti. Effetto rivitalizzante e idratante. Oddio, io non ho trovato grandi differenze, devo dire la verità. Ho bisogno di provarli ancora prima di parlarvene. Sicuramente il prezzo è molto conveniente, competitivo, per cui per 6 coppie, 2-3 euro direi che è un ottimo prezzo. Vi dirò meglio poi. Poi, crema di Balea. Questa non l'avevo mai vista. Non so se è una linea nuova o non era rifornito, insomma, allo stand quando ci sono andata io. Non lo so. Non mi mancano le creme viso, in realtà, come voi potete ben immaginare, però questa mi ispirava. È una crema per pelli miste grasse. Miste, sì, normali miste, ed è una crema opacizzante al profumo di lime, idratazione 24 ore. Allora, io avendo la pelle mista, cerco sì qualcosa di opacizzante nelle creme da giorno soprattutto, ma allo stesso tempo qualcosa di idratante perché la mia pelle è in realtà molto 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 disidratata, non secca, attenzione, disidratata, quindi ha bisogno di molta acqua, di molta idratazione, ma allo stesso tempo di essere opacizzata. Quindi ho pensato che questa potesse essere la crema che fa al caso mio. Sfumante
formato classico da 50 ml, solito, scadenze, insomma, solite, siamo intorno al 2020 per tutti questi prodotti. Quelli acquistati quest'anno, bene o male, hanno questa scadenza di 2 anni. Non la apro, sono comunque curiosa di provarla. Comunque crema da giorno, 24 ore di idratazione vedremo e opacizzante vedremo, insomma, vi dirò meglio perché appunto non so. Questa l'ho pagata, andiamo a vedere, 1,99 euro, quindi veramente una stupidaggine. Ho detto ascolta, io la provo. Poi ho voluto prendere, e questo in realtà l'ho preso un po' per Nicola, perché così volevo prendere qualcosa anche per lui, quindi questa è una cosa che possiamo utilizzare entrambi, e non avevo mai provati, quindi era un po' che mi incuriosivano. Ho finito il mio che faccio in casa, quindi ho detto ma sì, dai, compriamolo. E ho acquistato questo scrub corpo. Famosissimi scrub corpo di Organic Shop al mango, ovviamente, tanto per cambiare. Tra tutte le varie profumazioni, insomma, mi sono lasciata trasportare ancora, ripeto, da queste profumazioni estive e quindi sono andata sul mango di Kenya, esfoliante corporal. Mango keniano. Vabbè, Organic Shop è certificata Cosmo Natural. È comunque un prodotto certificato, insomma, c'è tutte le varie certificazioni del caso, insomma, lo conosciamo ormai bene tutte. Eccolo qui. Niente, non so che dirvi, ho sentito opinioni contrastanti su questi scrub. Io non ne ho mai provati, per cui vedremo un pochettino se ne vale la pena o no. Il prezzo è intorno ai 3-4 euro, 3 euro qualcosa, 3,70. No, dov'è? 3,39, 3,79 erano questi, ragazzi, ho sbagliato. 2-3 euro invece 3,79, quindi quasi 4 euro, però insomma, per 6 patch. Vedremo. Poi ho preso di Alverde, quindi l'unica cosa di Alverde per questo giro. Questo tonico, perché mi sono resa conto che tra tutti i vari prodotti di skincare i tonici sono quelli che consumo molto, molto più velocemente, ecco. E quindi ho voluto provare questo di questa linea all'argilla. Allora, vi dico, Alverde Clear Tonico per viso, 200 ml, la ricetta con argilla ed estratto di tè verde esercita un'azione antibatterica mediante la quale i brufoli vengono effettivamente ridotti. Il tonico agisce da astringente chiudendo i pori, calmando la pelle, per una pelle chiara e rinfrescata con effetto matte. Scuotere prima di utilizzare, vabbè. Quindi un tonico specifico, diciamo, per le pelli un pochettino più impure. Da utilizzare magari non sempre perché ho paura che poi mi vada a seccare un po' troppo, però voglio vedere se effettivamente mi vada ad agire un po' non tanto sui brufoli ma sui pori dilatati, perché i vari tonici che sto utilizzando in questo momento sono lenitivi, rinfrescanti, sono sicuramente addolcenti, rendono la pelle morbida, setosa e quant'altro, ma non noto tanto questo effetto astringente dei pori che a me piace nel tonico. Non sempre, ma alcune volte sento la necessità di qualcosa di un pochettino più strong e quindi ho optato per questo. Vedremo. Poi, di Balea, così uno sfizzero, un po' che li vedevo, non li avevo mai presi, ho detto ma ascolta, dai, prendiamoli, non so, siccome ero giù di morale quel giorno, lo shopping è terapeutico, quindi mi ha ridato quel buon umore, insomma, acquistare queste piccole cose inutili. No, vabbè, non inutili perché poi utilizzo tutto, però non necessarie sicuramente. Allora, questo è Balea concentrato idratante con estratti d'alghe e olio di oliva. 7 capsule, quindi monouso, una sorta di siero concentrato monodose. Racchiuso appunto in queste piccole sfere da utilizzare in un ciclo di una settimana, praticamente sono 7,
una al giorno. Quindi un concentrato idratante. Sono stata su quello idratante proprio perché, come vi dicevo, a me manca tanta idratazione. Quindi voglio vedere se con questa sferzata di idratazione la situazione migliora anche dal punto di vista delle imperfezioni, perché poi così una pelle diventa impura quando gli manca qualcosa, nel mio caso l'acqua. E niente, insomma, vedremo anche con queste come ci troviamo. Mi trovo, mi troverò. Non sono più neanche capace di parlare. Vabbè, comunque avevate capito il senso. Poi ho voluto acquistare due prodotti di una linea di cui avevo già acquistato un prodotto a Nicola, e infatti anche in questo caso uno dei due l'ho acquistato prevalentemente per lui, ma poi in realtà lo userò anch'io. Cioè, ho fatto finta che era per lui, ma in realtà lo userò anch'io come detergente. Ecco, e stiamo parlando di questi due prodotti. Quindi di questa linea il carbone attivo. Avevo già acquistato il detergente viso, sempre fatto così con questo packaging nero e sempre nera la consistenza del prodotto ed era un detergente per il viso. Questa volta ho acquistato la maschera peel off, quindi la maschera al carbone peel off che finalmente ho trovato, nel senso che in commercio non è facile trovarle, almeno buone, decenti, con un prezzo ragionevole. Vanno molto di moda questo tipo di maschere, cioè anche al lavoro a me vengono spesso a chiedermi la maschera nera peel off, che noi non abbiamo, abbiamo diversi tipi di maschere nere ma non sono peel off. Effettivamente la formula peel off anche a me piace, è molto comoda, per una pigrona come me che non ama l'acqua e quindi non ama poi risciacquarsi, effettivamente questo tipo di maschera non è niente male. L'ho già utilizzata una volta, anche Nicola l'ha utilizzata una sola volta. Mi è piaciuta, ovviamente una sola volta non posso dirvi nulla sull'effetto effettivamente anti-imperfezioni che può avere, però l'effetto peel off c'è, nel senso funge bene da quel punto di vista, quindi asciuga bene e poi si rimuove con molta facilità, ottima. Il prezzo anche era ottimo perché costava veramente poco, adesso non so trovarlo. Ah, eccola, 2,99, ce l'abbiamo fatta. 2,99, direi un ottimo prezzo, sono 100 ml, ci sta, nel senso che comunque si fanno un bel po' di utilizzi e comunque quando l'avrò provata un po' più di volte vi farò sapere. E appunto della stessa linea ho voluto prendere anche l'acqua micellare perché anche l'acqua micellare come i tonici sono uno di quei prodotti che faccio fuori molto velocemente. Acqua micellare struccante e detergente con carbone attivo. Mi ispirava proprio il fatto che, come vedete, è proprio nera. Quindi il liquido all'interno, vedete? C'è un liquido, appunto l'acqua micellare, è proprio nera. Quindi ero super curiosa di capire come funzionava questo prodotto. E bah, vedremo, insomma, non l'ho ancora utilizzata. Questa è 1,99 euro, se non sbaglio. Sì, l'ho letto prima, 1,99 euro. E quindi da provare sono 200 ml. Poi ultimi due prodotti, appunto tralasciando detergenti e quant'altro. Ah, ecco, no, non era l'unico prodotto di Alverde, quello che vi ho fatto vedere, il tonico, ma ho preso anche quest'acqua di rose bio sempre di Alverde. Mi piace molto la rosa come ingrediente nei cosmetici e mi piacciono i tonici alla rosa. Lo sto usando della Saponaria, l'ho acquistato anche di un altro brand, adesso non mi viene in mente il nome, comunque da Tigotà. E siccome sto finendo quello della Saponaria, ho visto questo e ho pensato comunque di acquistarlo. Di questa linea io ho già acquistato l'olio che utilizzo e devo dire che per avere una pelle mista, quell'olio lo adoro perché non mi unge assolutamente, anzi, ovviamente tendo ad utilizzarlo la sera, non di giorno, però la sera prima di andare a dormire molto spesso dopo il siero e prima della crema oppure da solo vado a utilizzare l'olio e devo dire che mi piace molto. Questa è appunto acqua di rose bio 100 ml per una pelle più fresca e rivitalizzata, ideale per pelli secche e sensibili. L'uso per pelli secche e sensibili, in realtà sensibili sì, secche, come vi dicevo, io utilizzo l'olio, ma non mi ha appunto mai dato problemi, per cui anche questa andrà benissimo assolutamente. E mi piace il fatto che sia
con l'erogatore spray, ecco, in modo che posso andare a nebulizzarlo, spruzzarlo sul viso e non utilizzare il dischetto, anche se a me effettivamente il dischetto non piace, perché mi aiuta, mi piace, scusate, perché mi aiuta anche a capire se il viso è pulito, nel senso che molte volte sul dischetto trovo residui di make-up e col dischetto lo riesco a capire se vado a spruzzare, non vado a rimuovere tutto. Però vabbè, insomma, vedremo, posso utilizzarlo in entrambi i modi. Comunque mi ispirava e l'ho presa. E per finire, ultimo prodotto nel reparto però cibo, ma che io non ho intenzione di utilizzare come cibo, ma bensì in quelli che sono i suoi molteplici usi. E sto parlando dell'olio di cocco, olio di cocco rigorosamente bio, ovviamente, in vasetto. Con l'olio di cocco si possono fare 3.500 miliardi di cose, ci sono un sacco di video che ne parlano, ma probabilmente appena riesco vi farò un video con quelli che sono i miei utilizzi dell'olio di cocco. Come sapete ne ho acquistato tanto anche in Thailandia, nel senso che ho acquistato il boccettone da 1 litro, che però ha la pecca di essere appunto con l'erogatore, diciamo, tipo per farvi capire questo. E siccome sapete, col freddo si solidifica, il problema è che con questo tipo di erogatore, che è molto comodo d'estate, quindi quando il prodotto è bello e liquido, d'inverno non si può utilizzare. Siccome mi si è solidificato prima che lo travasassi, perché avevo intenzione di prendere un vasettino di un prodotto finito e travasarne un pochettino lì in modo che mi seccasse e poi assumesse questa consistenza da utilizzare in questo modo, ecco, mi si è solidificato prima. In realtà ci vogliono 2 secondi a scioglierlo. Però quando in negozio ho visto questo ho detto, ma sai che c'è, lo prendo, perché comunque il prezzo non è esagerato. Questi sono 220 ml e il prezzo era di 3 euro e qualcosa, se non sbaglio, adesso ve lo dico, 3,99 euro, quindi 4 euro per 220 ml, comunque è un prezzo ragionevole considerando che comunque io 1 litro non l'avevo pagato pochissimo, adesso non mi ricordo quanto, però una decina, 12-15 euro secondo me l'avevo pagato. Per cui quando l'ho visto ho detto, ma sai che c'è, va bene, quello lo utilizzo d'estate che è già lì così pronto e questo che è già così in barattolo, comodo da prelevare per struccarsi, intanto l'ho utilizzato solo per struccarmi, è bello già pronto, comodo così e quindi lo vado a utilizzare così e quindi l'ho acquistato. L'olio di cocco, vi ripeto, appunto, va bene per tante cose. In questo momento io per ora l'ho utilizzato soprattutto per struccarmi il viso, sia occhi che viso. Mi piace molto, il profumo è delizioso, buonissimo, rimuove qualsiasi tipo di make-up, veramente, molto efficace. Ovviamente vi lascia unti, quindi poi va risciacquato, questo è poco ma sicuro. E niente, questo è tutto. Vi ho mostrato tutti i vari prodotti di questo lunghissimo, immenso haul al DM. Sapete che io adoro quel negozio e ogni volta che vado, appunto, come vedete, acquisto un sacco di roba. Sono comunque tutti prodotti che mi piacciono. I prezzi sono ragionevoli, nel senso che comunque ho speso tanto, ma ho preso tante cose. Siamo comunque su una media di 2-3 euro a prodotto neanche, magari questa volta ho preso le cose che costavano un po' di più, ma per esempio nel mio primissimo video haul al DM mi ricordo perfettamente che avevo calcolato, avevo speso sui 70 euro e avevo calcolato che con la quantità di prodotti che avevo preso in realtà veniva 1,20 euro a prodotto, per dirvi, cioè. Quindi veramente un rapporto qualità-prezzo ottimo. Ovviamente non tutti i prodotti sono uguali, vanno un pochettino provati, però in linea di massima devo dire che non sono prodotti malvagi assolutamente. Poi pian piano ve li recenserò tutti e vi dirò le opinioni precise per tutto e quindi insomma state tranquilli, rimanete sintonizzati su questo canale e per il momento è tutto, vi saluto, alla prossima, un bacione, ciao ciao!